Dunque, il gap, il divario della spesa sanitaria con la media dei paesi europei dell'area OCSE è di circa è di oltre 800 euro pro capite. In complesso sono quasi 50 miliardi di euro. È l'entità del definanziamento pubblico per la sanità. Ad evidenziarlo è il sesto rapporto della Fondazione GIMBE sul Servizio Sanitario Nazionale presentato a Roma qualche giorno fa, che parla di un servizio sanitario ormai al capolinea. Il fabbisogno sanitario nazionale dal 2010 al 2023 ha aumentato complessivamente, cioè la richiesta di spesa, di 23 miliardi e rotti, in media quasi 2 miliardi ad anno, mentre tutti i governi che si sono succeduti negli ultimi 15 anni hanno tagliato oppure non investito adeguatamente in sanità. Dal 2010 al 2019 è stata la stagione dei tagli alla sanità pubblica, sono stati sottratti oltre 37 miliardi, di cui 25 dal 2010 al 2015. Con tagli previsti da varie manovre finalizzate al risanamento della finanza pubblica, oltre 12 miliardi nel periodo 15-19, in conseguenza appunto del definanziamento. L'inizio della fine di questo sistema sanitario parte proprio con il governo Berlusconi IV, prosegue con il disastro di Monti e poi con tutti i governi successivi fino a quello Meloni, che non sta facendo meglio, anzi il contrario, ma come si sa, i conti vanno fatti sempre alla fine. Dal 2020 al 2022 c'è stata poi la stagione della pandemia che ha aggravato la situazione. Cosa succederà nel triennio 24-26? Si stima un incremento della spesa sanitaria di appena 4 mila milioni, cioè 4 miliardi e 23, 230 milioni, appena il più 1,1%. E la conseguenza, spiega il GIMBE, sarà interminabili tempi di attesa nelle liste, lo sappiamo già, affollamento dei pronto soccorso, impossibilità di trovare un medico, un pediatra vicino casa, inaccettabili disuguaglianze regionali che saranno aggravate proprio dall'autonomia differenziata voluta da questo governo e poi l'aumento della spesa privata sino alla rinuncia alle cure. Questa è la politica degli ultimi 15 anni, un disastro dettato dall'ignoranza e dalla incapacità di molti nostri politici che non avevano le capacità e l'adeguatezza a fare, diciamo, a stare in un governo, ma un disastro anche, diciamolo, della sanità regionalizzata.